Visto che incominciamo in ritardo, credo che sia il caso di procedere rapidamente. Mi presento, io mi chiamo Massimo Tati e ho il compito di moderare questa tavola rotonda che mi sembra particolarmente interessante. Io sono probabilmente la persona più sbagliata per moderare, o la più sbagliata o la più giusta, nel senso che, come dicono i miei capelli bianchi, non posso considerarmi un nativo digitale. E quindi, anche se dal punto di vista professionale la rete la frequento parecchio, però diciamo che non ne sono un fan. Quindi se oggi i signori che mi affiancano in questa e che sono i protagonisti di questa tavola rotonda si faranno capire da me e mi convinceranno, vuol dire che probabilmente convinceranno davvero, davvero tutti. Ieri nel dibattito che c'è stato ieri sul ruolo chef o manager, uno degli interventi, un giovane ristoratore, ha lanciato in qualche modo ha lanciato i temi fondamentali di questo dibattito, raccontando come lui e il suo ristorante abbiano utilizzato e stiano utilizzando intensamente la rete per fare per gestire i clienti, per trovarli di nuovi, per comunque costruire un rapporto e un dialogo costante con la clientela. Tra le altre cose lui diceva, ad esempio, metteva a confronto il costo di quanto è impegnativo e qual è l'investimento necessario per farsi pubblicità attraverso i media tradizionali, i giornali, la carta stampata, la televisione, e quanto invece i costi siano più bassi quando si parla di rete. Da questo punto di vista lui raccontava quanta gente sta sulla rete, quante conversazioni si fanno, quanto il cibo sia uno dei temi più trattati all'interno della rete. Oggi io credo che noi potremmo cercare di fare un passo avanti rispetto su questo dibattito e quindi cercare di capire come, in maniera concreta, come un ristorante, un pubblico esercizio, un bar, una pizzeria, anche di dimensioni non grandissime e quindi con capacità di spesa relative, possono sfruttare la rete, in quale modo e più in concreto quali sono i canali della rete che possono essere sfruttati al meglio. Come dicevo, questi temi li affronteremo ora attraverso il contributo delle persone che sono al mio fianco. Le presento rapidamente e poi darò loro la parola. Attendo dalle signore per un gesto di cortesia, quindi Roberta Parollo di Walk-In, poi Stefania Barina di Viral Beat, poi alla mia destra Matteo Musacci, che è un imprenditore della ristorazione, quindi Almir Ambescovic di Restopolis, Giorgio Bertolini di Plunge e infine il Corsano, che è vicepresidente di FIPE, il quale ha poi il ruolo più difficile, che è quello di dare le conclusioni di questo dibattito. Ancora solo una brevissima parola e poi passo la parola ai protagonisti. Come dicevo prima, la rete è un luogo molto frequentato, quindi non credo che sia tanto utile capire se è il caso di starci. Il problema vero è come starci, sapendo che in rete ci sono anche dei problemi, delle difficoltà, delle incognite. Per esempio, un tema che credo che tutti abbiano incontrato è, diciamo, la rete ha perso un po' la sua innocenza, non è più solo quel luogo di democrazia, di dibattito, di accessibilità a tutti, ma in rete ci sono anche profili falsi, famosi profili fake, usi impropri di vario genere, qualità, uno per tutti, anche se di qualche tempo fa, ma clamoroso fu che all'inizio della rivoluzione siriana c'era una
una persona che twittava e che raccontava quello che succedeva ed era, come dire, si era presentata al mondo come una lesbica siriana. Dopo qualche mese si scoprì che non era assolutamente una lesbica, ma erano due, erano marito e moglie. Non erano siriani perché erano americani, dopodiché quello che loro raccontavano probabilmente era anche vero, però insomma il problema è che l'interlocutore, quello che uno pensava di avere da mente, non era esattamente la stessa cosa. Questo è un tema. L'altro tema, per esempio, che io credo sarebbe interessante, spero che venga approfondito oggi, è che stare in rete per lavoro è un lavoro, non è semplice, non può essere gestito come forse ognuno di noi lo fa come passatempo, ma ci vuole una risorsa, come dire, ci vuole teste e ci vuole tempo. Chiudo qua e lascio subito invece la parola a Roberta Parollo, che oltre a essere dirigente di Qualchina, agenzia di comunicazione di advertising e di marketing, è anche docente alla LUIS e ha collaborato a un libro edito da FIPE nel quale ha proprio trattato i temi della rete e di come la ristorazione può giovarsi da noi. Grazie. Allora, diciamo, il mio ruolo è quello di aprire le danze e quindi di raccontare un po' quali sono i principi fondamentali per cui la ristorazione e il social e quindi vanno bene insieme, quindi ha senso parlare di ristorazione 2.0, non è affatto, diciamo, una locuzione banale. Il primo pensiero che vedremo è che è sempre stato così, cioè il ristorante è un luogo sociale, di aggregazione, di compagnia, di chiacchiera, di scambio, quindi evidentemente già parte con il piede giusto per essere un argomento di conversazione social. Ha un viral DNA, cioè ha un DNA virale, parte con le caratteristiche giuste per poter essere utilizzato sulla rete. Questo, quindi la ristorazione 2.0 è il titolo eccellente della giornata, quindi questo era, diciamo, il primo ragionamento. Quello che c'è alla base dei social media e anche del meccanismo fondamentale che li anima, che è quello che ricorderemo più volte oggi anche con i colleghi qui, che è quello del passaparola, no? Del contagio, della conversazione tra consumatori, è quello dell'omofilia, cioè in inglese si dice, il proverbio dice birds of a feather flock together, cioè gli volatili della stessa natura stanno insieme, cioè gli uomini e donne ci piace stare con chi è come noi, con le persone a cui piacciono le stesse cose, persone con cui abbiamo argomenti di conversazione comune. Non è un caso che Facebook funziona con pagine dove persone dicono like alla stessa cosa. La stessa cosa succede sui ristoranti, a noi andiamo a cena insieme in un certo ristorante perché ci piace a tutti lo stesso ristorante, quindi c'è uno che propone e dice possiamo andare da Cosimo e tutti dicono sì andiamo da Cosimo perché ci piace. Quindi diciamo che esistono dei parallelismi molto di buon senso e molto simili tra appunto la scelta del ristorante e la scelta di aggregarsi intorno per esempio a una fan page o una pagina di Facebook. Dobbiamo ricordare che il meccanismo chiave del passaparola è che a noi umani piace stare insieme, ci aggreghiamo perché ci piacciono le stesse cose, ci piace parlare delle stesse cose, quindi questa è una prima cosa molto semplice. Il ristorante è social? Assolutamente sì, beh, si capisce, no? È una venue, un posto dove ci si incontra, quindi ha una funzione sociale, un po' meno nell'occasione del pranzo, no? Che sappiamo essere più funzionale, no? Dobbiamo mangiare nell'intervallo dell'ufficio, spesso si mangia in fretta, sempre le stesse cose, qualcosa che costi poco e riempia. Ecco, la cena sicuramente fuori vuol dire stare in compagnia, infatti una ricerca di FIPE fatta con Format Research dimostra che proprio la celebrazione, l'occasione sociale, stare con gli amici è il, diciamo, driver numero uno dell'utilizzo del ristorante. Il ristorante oggi, questo è interessante, è uno stimolo anche per i colleghi che parleranno di social network in maniera più specifica, oggi funziona nel recupero fisico della dimensione sociale, perché sempre di più utilizziamo i social media e stiamo insieme in maniera virtuale, quindi il ristorante recupera una dimensione vera, fisica, dove ci si incontra, si parla, si può scambiare un sorriso, si parla più velocemente che con le chat. Non è un caso che per esempio il nuovo locale Dry, qui a Milano, del cuoco famoso che poi tra l'altro è qui che sta facendo delle animazioni, si chiama Andrea Berton, ha recuperato il discorso dei tavoli comuni.
che è una dimensione fisica della pagina Facebook in qualche modo, no? Fuori di metafora, no? Quindi nei tavoli comuni vengono fatti accomodare i clienti, non importa se sono da soli, quanti sono, 5, 6, 4, 3, dispari, non ci importa nulla, vi sedete tutti insieme, avete l'occasione di avere un aperitivo insieme, magari, che ne so, di cuccare piuttosto che di scambiare delle parole con persone nuove di diverse età, eccetera. Quindi il ristorante recupera una dimensione sociale che in realtà viene dal passato remotissimo, cioè dalle locande medievali, dove in realtà i tavoli erano uno solo e tutti si sedevano, i viandanti, per raccontarsi delle cose. Quindi il ristorante è social, assolutamente sì, anche fuori, diciamo, della metafora del social. Un'altra dimensione interessante per il ristoratore sui social è quella che ci premetteva appunto prima il moderatore, che è quella che i social costano di meno e i social sono anche più facili da fare, cioè ci vogliono meno competenze, perdonatemi, tempo, attori per produrre una bella campagna social che non per fare una sofisticata campagna televisiva, senza parlare dei soldi che ci vogliono, cioè per accedere a mezzi tradizionali come la televisione o la stampa ci vogliono degli investimenti che non sono neanche comparabili, cioè stiamo parlando di milioni di euro contro decine di migliaia piuttosto che centinaia di euro. I contenuti richiesti sono idee, okay? Le idee sono ovunque, chiunque può avere delle buone idee, anche un ristoratore di provincia che anche se non è laureato, anche se non ha mai fatto pubblicità, può avere delle ottime idee che funzionano sul social, proprio perché la dimensione è più umana e meno tecnica. Quindi è un'altra porta di accesso più semplice, è per questo che dovrebbe essere più utilizzata dal ristoratore, dal piccolo imprenditore. Quello che interessa al ristoratore è attivare il passaparola, che è la chiave, diciamo, della funzione commerciale dei social media, un po', diciamo, sinteticamente. Siamo fortunati perché di cibo si parla molto sul web, quanti blog di cucina, ma anche fuori dal web si parla molto di ristoranti, cioè la domanda retorica è: quante volte avete raccomandato un ristorante a amici, colleghi, piuttosto che quante volte avete raccomandato un detersivo per lavare i piatti? Cioè non c'è paragone, ecco, forse il cinema, i film del cinema stanno vicino ai ristoranti, ma sono senz'altro una di quelle voci top per cui si fa passaparola. Quindi già il ristorante parte molto avvantaggiato perché ha un DNA virale molto forte di suo, perché il regalo dell'informazione, ti racconto, ti dico io dove andare a cena con la tua nuova fidanzata piuttosto che con i colleghi, è un regalo prezioso, perché la cena è una grande soddisfazione, quindi se ti svolto io la serata col mio suggerimento, sicuramente ti ho fatto un gran regalo, io mi sento prezioso. Quindi il passaparola sulla ristorazione funziona benissimo, quindi questa è un'altra pietra che ci dice, è un'altra pietra miliare che ci dice che i ristoratori devono giocare sui social, perché sono l'argomento giusto. Il ruolo del passaparola è fondamentale nelle nuove imprese in particolare, quindi questo discorso che noi facciamo dei social media vale per chi già un ristorante ce l'ha, ma vale soprattutto per questi ragazzi che sono qui in sala, che domani apriranno un ristorante, che saranno chef o saranno kitchen manager o restaurant manager, e stanno studiando per questo. Il ruolo del passaparola e quindi dei social media è fondamentale quando noi cominciamo una nuova attività. Cioè, è stato dimostrato anche matematicamente da studi proprio accademici che se il passaparola viene diciamo fomentato, aiutato all'inizio dell'attività, all'inizio del business, in particolare per un ristorante, questo crea grandissime possibilità di successo, mentre se viene fatto più avanti ha meno possibilità di avere questo effetto, diciamo, deflagrante sui consumi. Come si fa a innescare il passaparola? E sicuramente l'ultima frase è importante, cioè mi devi dare l'occasione di regalare un'informazione preziosa, o comunque mi devi fare in modo di diciamo di raccontarmi cose che mi interessino, in modo che io le possa innanzitutto leggere, ma secondariamente vivere e poi ripassare ad altri. Ecco, in questo senso
oltre che di word of mouth, cioè passaparola, si parla di word of mouse, cioè invece di bocca il mouse del computer, perché oggi questi passaggi di parola non sono solo fisici appunto, ma attraverso i social media, quindi amplificati in maniera incredibile. Ma la vera verità che mette in condizione tutti i ristoratori di poter esprimere questi contenuti è che il consumatore vuole un'informazione che per lui è preziosa perché la sua conversazione sia più interessante. Quindi diventare attore di passaparola mi rende prezioso e vincente agli occhi di chi mi sta ascoltando. In fondo è per questo che facciamo passaparole, raccomandiamo libri, cinema, ristoranti. Perché poi se il suggerimento va a buon fine, quella persona ci deve un favore, non so come dire, psicologicamente siamo vincenti rispetto a quella cosa. Ecco, è lì che dobbiamo andare a dare al consumatore del ristorante una scusa per poter poi ribaltare questa informazione su altri, funzionare proprio da amplificatore. Se abbiamo in mente questo, ci rendiamo conto che le informazioni che devono animare i social media per essere rimbalzate ad altri non possono essere qualunque informazione, devono avere un contenuto che il consumatore ha piacere a condividere. Questo è fondamentale. Magari parleremo dopo, in un secondo giro, di come si gestiscono ovviamente le tematiche invece di carattere negativo sul web, perché di questo dobbiamo anche parlare, cioè proprio nella democrazia del web e dei social media si devono poter gestire in maniera positiva i commenti positivi, ma anche gestire e non far finta di niente quando i commenti invece sono di carattere negativo. Quindi ecco, cioè, magari al secondo giro parliamo anche di questo. Bene, grazie Roberta. Ci sono... Roberta ha fatto accenno a due cose direi molto interessanti: uno le idee e uno il passaparola. È vero che le idee costano poco, però a volte è più facile avere i soldi per pagare qualcuno che le abbia piuttosto che averle in proprio. Allora, a questo proposito mi sembra interessante l'esperienza di cui ci racconterà adesso Matteo Musacci, che, come dicevo prima, è un imprenditore della ristorazione, ma è anche presidente di FIPE di Ferrara. Qui però gli chiediamo che cosa ha fatto nel suo locale e quindi gli chiediamo il suo, come dire, dal punto di vista dell'imprenditore, che cosa ha fatto. Buon pomeriggio, mi sentite? Mi hanno detto di avvicinarmi? Ok, allora intanto grazie mille per darmi la possibilità anche di fare questo intervento. Mi fa molto piacere vedere tanti ragazzi giovani, io non sono tanto meno giovane di voi, non credo che gli anni che ci separano siano tanti. Due parole sulla nostra azienda. Ci occupiamo da sempre, dal mio bisnonno, di pasticceria, panificazione con caffetterie e di ristorazione. A Ferrara abbiamo appunto questi locali. Fino a qualche mese fa avevamo anche un ristorante tradizionale che abbiamo ceduto per imbatterci in un nuovo progetto molto ambizioso, che appunto vedete scritto, di Cibo, che è un grande spazio di 700 metri quadrati all'interno nel pieno centro storico di Ferrara, che è bottega alimentare, spazio caffetteria, spazio pranzi veloci, cene, ma anche luogo per conferenze, dibattiti, esposizioni d'arte. Quindi è un progetto già di per sé social e credo molto ambizioso. Che cosa facciamo con i social network? Io credo che ormai i siti internet siano già materiale obsoleto, vecchio, perché sono immobili, è difficile aggiornarli, è molto costoso aggiornarli, perché dopo un anno un sito va riveduto, va rifatto, non basta una semplice pagina news per risolvere il problema della ristrutturazione. Un sito non può costare 2 lire, se costa 2 lire non è fatto molto bene. Da quando ci sono i social network e da quando io uso i social network nella mia sfera privata, ho voluto fortemente applicare l'uso di questi strumenti all'interno delle nostre aziende, non soltanto per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda tutti i ragazzi che lavorano con me.
è un'azienda che conta circa 60 dipendenti, tutti i ragazzi sono creatori, immagino che se parlo di questo molti di voi mi capiranno, sono creatori di contenuti all'interno di Facebook, parlo di Facebook per ora, comincio dal più importante social network. Questo perché? Perché credo che, come si diceva prima, le idee siano molto democratiche, nel senso che possono venire a tutti e tutti possono averne una buona. Ma soprattutto sono strumenti importanti per poter dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi anche sui social network e creare un contatto ulteriore con il cliente. Per me è importante se quando uno chef crea un nuovo piatto oppure crea una nuova proposta, lo fotografa e lo mette in rete. Innanzitutto perché lo fa circolare, poi perché i nostri clienti sono sempre stati abituati a questo. E quando arrivano fisicamente, realmente nel ristorante, nello spazio in cui poi mangeranno, sanno già se sono fruitori di social network che cosa si troveranno. E poi soprattutto si fa quel salto che c'è tra il reale, tra il virtuale e il reale. E questo è importantissimo nel nostro settore, perché è vero che un social network non ti potrà mai far venire la voglia che ti possono far venire gli occhi guardando un piatto o l'odore o il sapore, però ti fa venire la curiosità, ti fa venire la voglia, e se hai poco tempo anche per mangiare è importante sapere già quello che troverai all'interno del ristorante. E quindi Facebook a noi ha dato una grossissima mano, anche per quanto riguarda le prenotazioni. Siamo quasi arrivati ad avere il 50% di prenotazioni attraverso messaggi Facebook, e questo è un segnale importante per noi, così come è importante Twitter. Perché Twitter è aperto al mondo, tutti possono leggere il mio Twitter a meno che io non lo metta privato, però insomma, e poi ti dà la possibilità di accorciare i rapporti con le persone, mentre Facebook è un rapporto chiaramente che deve essere fatto in due, io devo volere parlare con te. Twitter invece, se ci si sta dietro, io posso contattare tutti, dal Papa al Presidente della Repubblica. La stessa per Instagram è stata, inizialmente non l'avevo capito, poi ho capito la potenzialità di Instagram e dell'hashtag, cosa che è nata da Twitter ma che poi si è sviluppata anche su Instagram, meno su Facebook, anzi non trovo che Facebook sia il social network degli hashtag. Invece su Instagram è fondamentale per me avere un hashtag e le persone che creano fotografie, che scattano fotografie con il mio hashtag, per me è un veicolo pubblicitario indispensabile. Ma soprattutto è importantissimo perché è gratuito, io non ho bisogno di pagare una persona perché fotografi il piatto e mi scriva un commento positivo o negativo, ma dai social network anche a tutti quei siti di recensione. Io non sono contro a priori a TripAdvisor, io credo che un ristoratore debba saper fare ad usare TripAdvisor, è molto diverso. Se io non so neanche che ci sono su TripAdvisor, se non ci guardo nemmeno, ho sbagliato, ho perso un passaggio. C'è uno strumento che è quello della risposta alle recensioni negative, ma anche a quelle positive. È uno strumento importante, ti dà la possibilità di dare una replica. Io non sono parco di repliche, cerco di replicare sempre, sia quelle negative sia quelle positive. Poi c'è chi fa critiche costruttive, c'è chi invece ha voglia di divertirsi un po'. È chiaro che se gli accessi fossero controllati, come magari accade su Booking per gli alberghi, sarebbe meglio, però comunque c'è e va usato, e porta anche questo molto. E così come Foursquare, un altro social network che magari in Italia non è tanto utilizzato, è più un social network che va nei paesi anglosassoni, però è importantissimo per me. Una persona che mi fa un check-in all'interno del mio locale, innanzitutto, se il primo check-in mi sblocca un badge, il badge, per chi non conosce Foursquare, è quel distintivo, quel premio che ti viene dato al primo check-in, cioè dice: io sono qua, io sono al ristorante di Matteo. Allora al primo check-in io do un omaggio e te lo dà Foursquare, si illumina di arancione, me lo fa vedere, è arancione, e io gli regalo il dolce. È un regalo, è come se gli regalassi il coperto, però è social. Allora per me avere un check-in e una persona che mi lascia una recensione su Foursquare è importantissimo, è fondamentale. E i miei ragazzi lo sanno, insomma, tutti quelli che lavorano per me, alcuni mi hanno visto nascere, però insomma, tutti quelli che lavorano nella nostra azienda lo sanno e lo usano.
Anche, anzi, forse i più anziani lo usano di più dei più giovani, perché sono presissime nel voler usare gli smartphone. E lo sanno e caricano contenuti, e per me è importante, ma soprattutto credo che sia per loro anche importante essere all'interno dell'azienda, un modo per essere protagonisti di un'azienda. E poi chiudo, l'ultima cosa che noi abbiamo utilizzato sono i QR code. Abbiamo fatto stampare sui menu dei QR code che, se ripresi, ti danno direttamente l'immagine del piatto che ti arriverà. È un altro servizio importante, è social. E l'ultimo, poi chiudo davvero, il wifi sì, è libero, però noi l'abbiamo reso accessibile attraverso Facebook, attraverso un progetto appunto di uno spin-off che si chiama Women dell'Emilia Romagna. Per accedere al nostro wifi non si deve inserire una password, ma si deve fare il login attraverso Facebook. Io chiaramente, come ristoratore, non posso vedere come si chiama, il nome e cognome, non posso aggiungerlo come amico, però mi dà tutti i dati che Facebook ci passa, e quindi so quanti anni ha, so se è un uomo o una donna, so da dove viene, quante volte si è taggato, e per me sono dati importantissimi e fondamentali. Ecco, questo è un po' l'utilizzo che noi facciamo dei social network all'interno delle nostre aziende. Beh, caspita, sembra davvero interessante, davvero bello quello che ha raccontato, e soprattutto l'entusiasmo con il quale l'ha raccontato, credo che sia uno degli elementi fondamentali, cioè o sulla rete ci si sta credendoci e vivendola, o se no la rete come puro strumento freddo credo che non funzioni tanto. Adesso chiediamo una cosa, facciamo un altro passettino avanti, e coinvolgiamo Stefania Barina, che di ViralBit. ViralBit lavora sulla reputazione online, e per esempio per Fibe ha fatto una ricerca molto, molto carina e interessante su come l'aperitivo e la pericena, insomma tutti gli happy hour sono visti dalla rete. Quindi ViralBit ha questa esperienza forte sul lavorare sulla reputazione. Riusciamo a fare vedere l'immagine. A Stefania io chiederei come i loro servizi, o comunque servizi analoghi, possono essere utilizzati non solo da grandi gruppi della ristorazione, ma anche da ditte individuali, da singoli ristoranti, eccetera. Come dire, ha senso per chi non è grandissimo, per chi non ha un logo affermatissimo e di massa, lavorare sulla reputazione online, andare a misurarla? Quali possono essere i limiti, i vantaggi e anche, come dire, le dimensioni di investimento? Allora, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitata, io sono Stefania e sono parte del team di ViralBit, che è per lo più, diciamo, composto di sociologi che si occupano da un po' di anni di analizzare la rete, soprattutto i fenomeni di consumo sulla rete, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. Quello che noi abbiamo fatto è stato mettere a punto uno strumento analitico, una metodologia che ci permette di indagare nell'universo culturale e affettivo del consumatore digitale, il consumatore 2.0 che sta in rete, che sta sui social e che è sempre in evoluzione. La nostra visione è quella di dover coevolvere nella rete, sulla rete, con il nostro consumatore. Per cui esserci in rete è ormai una condizione sine qua non, anche per un piccolo esercente, ma per noi essere in rete significa esserci consapevolmente, quindi conoscere la rete, conoscere l'ecosistema digitale all'interno del quale noi ci muoviamo, per sfruttarlo al meglio. La necessità, quello che possiamo fare attraverso il nostro prodotto, che è la retinografia, sostanzialmente è sia sì un'analisi
di brand reputation rispetto alle nostre pratiche di attività digital che facciamo, quindi possiamo capire se stiamo facendo bene o se stiamo facendo male, ma possiamo anche in generale comprendere qual è lo scenario del nostro settore di consumo in cui noi ci muoviamo sulla rete, quindi capiamo come immergerci nel mondo digitale, come lanciarci sui social network, sfruttando quello che sui social network è già presente e quindi il linguaggio naturale dei consumatori che stanno sui social e parlano di vino, parlano di aperitivo, parlano di pizza, parlano del ristorante, del loro ristorante preferito. E dall'altro lato anche sfruttare i luoghi dove queste tipologie di consumatori sono più presenti, quindi ad esempio se io devo offrire, ho un'ampia offerta di birre artigianali e voglio entrare sui social e voglio farlo al meglio, noi siamo in grado di capire dove i discorsi sulle birre artigianali sono più presenti sui social network e di indirizzare l'esercente dicendogli devi andare su Twitter, aprire un canale e stare in quel nucleo di conversazioni e interagire con un determinato nucleo di utenti che è molto influente nel campo della birra artigianale in Italia. Con FIB abbiamo fatto una retrografia dell'aperitivo su Instagram, quindi abbiamo, come si dice, crollerato, estratto da Instagram più di 60.000 foto che erano contrassegnate dall'hashtag aperitivo, abbiamo estratto un campione di foto e abbiamo fatto un'analisi sia visuale del contenuto delle foto, sia invece semantica degli hashtag che erano appunto associati al concetto dell'aperitivo. E quindi cosa abbiamo scoperto? Che l'aperitivo, il consumatore che fa l'aperitivo è sempre più un consumatore, diciamo, sofisticato, che ricerca un aperitivo più ricercato, più differenziato e più genuino. Ecco, come potete vedere, attraverso lo studio di queste immagini siamo stati in grado di capire quali sono i prodotti più apprezzati dal consumatore che fa l'aperitivo e quali sono i trend di consumo emergenti rispetto all'aperitivo. Per esempio, una cosa della quale ci siamo accorti è che non c'è più quella ricerca della buffata, l'aperitivo online non è più associato al binge drinking o il binge eating. Il consumatore è cambiato, il consumatore è più consapevole e quindi ricerca un cibo più raffinato, più genuino soprattutto, ricerca l'autenticità del cibo, quindi predilige per esempio il prodotto italiano tipico, oppure l'aperitivo ricercato che può essere il sushi, un appetizer più particolare, e anzi rifugge la buffata di bassa qualità. E come cocktail principale che semplifica l'aperitivo, almeno nelle conversazioni italiane, ovviamente lo spritz la fa da padrone, ma il vino acquista sempre più rilevanza, e dopo lo spritz la bevanda che viene più apprezzata. La stessa cosa, lo stesso lavoro più o meno è stato fatto rispetto alle comunità dei wine lovers online. E attraverso i nostri strumenti siamo andati a ricostruire, in questo caso quella che vedete è una rete di Twitter, gli utenti più influenti che parlano del vino online. Questa informazione è strategica perché se io voglio inserirmi nel discorso di Twitter che parla di vino, sapere quali utenti devo coinvolgere, quali hashtag usano questi utenti per veicolare i discorsi, usare gli stessi hashtag e in qualche modo favorire il discorso naturale che è già presente su Twitter è un insight molto strategico per l'attività che io andrò a fare. E non solo, posso anche capire quali sono gli unmet needs del consumatore che sta sui social, per cui se facendo una etnografia dei wine lovers io scopro che il consumatore 2.0 dà molta importanza al packaging del vino che va ad acquistare, potrò anche orientare strategicamente le mie scelte di offerta dei miei prodotti. Grazie.
citato l'intervento di Musacci, ha citato un paio di cose che mi sembra valga la pena riprendere, che sono il tema delle prenotazioni online e ha citato anche poi la bestia nera o la bestia bianca, a seconda di come la si vede, di tutti quelli che hanno un'attività in qualche modo commerciale, cioè TripAdvisor. Esistono più piattaforme che fanno queste due cose, o che ne fanno una o che le fanno entrambe. A questo punto chiederei allora ad Almir Ambeskovic, che è di Restopolis, appunto una piattaforma specializzata nella prenotazione online, se ci racconta uno esattamente meglio di quanto abbia detto io, che cos'è Restopolis, che cosa fa e come sta funzionando. Grazie. Allora, sentendo gli interventi precedenti mi sembrava quasi un'introduzione a quello che avrei raccontato, perché effettivamente partendo sia dalle ricerche fatte ma anche dai casi pratici, effettivamente emerge l'esigenza di un passaparola digitale, perché di fatto noi non abbiamo inventato nulla. Noi stiamo facendo quello che in questo momento sfrutta strumenti, sfrutta canali diversi rispetto a quello che succedeva una volta. Una volta un ristorante funzionava perché faceva da mangiare bene e il passaparola arrivava da una persona all'altra perché era l'unico modo. Adesso questo avviene attraverso tutta una serie di strumenti nuovi e noi non abbiamo fatto altro che cercare di mettere insieme questi aspetti. Che cos'è appunto Restopolis? È un sistema di prenotazione dei ristoranti 24 ore su 24 con le disponibilità in tempo reale. Ovviamente coinvolge in maniera forte il ristoratore, perché è lui che sta dall'altra parte ed è lui che comunque in qualche maniera ci comunica queste disponibilità. Però attorno a questo abbiamo cercato poi di creare un qualche cosa, creare dei contenuti, dove ci tengo a specificare che i contenuti noi non ce li metteremo mai, non è il nostro mestiere è quello di mettere a disposizione degli strumenti. Allora, vediamoli lato ristorante, che cosa può fare il ristorante? Innanzitutto entrare in Restopolis per lui vuol dire avere tanta visibilità, perché ha la visibilità verso coloro che utilizzano direttamente la nostra piattaforma, quindi sia sito web che un'applicazione per iPhone e Android, ma sia tutta la rete dei partner che noi abbiamo, perché anche qui vi faccio qualche nome: Il Sole 24 Ore, Gruppo RCS, Team, Touring Club Italiano, eccetera, sono le realtà che hanno deciso di integrare questa piattaforma, questo servizio e offrirlo ai propri lettori, ai propri clienti, ai propri utilizzatori. E quindi il ristorante, entrando dentro, automaticamente ha la visibilità, però questa visibilità poi va anche sfruttata in maniera giusta. E come lo può fare? Diciamo che l'utente finale, il vantaggio principale che ha, che può prenotare anche alle 4 di pomeriggio quando il ristorante è chiuso, però dall'altra parte i benefici che può avere sono principalmente due, infatti noi cerchiamo di lavorare su questi due canali. Uno, la recensione, cioè ha la possibilità di leggere le recensioni delle altre persone, però a differenza di quelle che siamo abituati a vedere, le nostre sono sicure 100%. Perché? Perché chi recensisce deve aver prenotato tramite noi. Io non posso andare adesso a inserire una recensione su un ristorante dove non ci sono stato tramite Restopolis. E quindi questo sicuramente è una forte barriera di ingresso per quanto riguarda il recensore, diciamo, non vero, che comunque ci dà la garanzia che quelle sono recensioni assolutamente, assolutamente garantite. E quindi ovviamente una persona può scegliere di andare in quel ristorante perché vede gli altri che ne parlano bene. Vede le disponibilità in tempo reale, automaticamente prenota. Oppure l'altro mezzo che ha il ristorante, che anche qui nulla di nuovo, può offrire uno sconto. Può dire, se prenotate tramite Restopolis, 20% in meno, 30% in meno. Noi cerchiamo anche qui di dare più importanza e più visibilità a uno sconto alla carta, cioè non ai menù preconfezionati. Anche perché abbiamo visto comunque casi dove non sempre hanno funzionato. Anche in questo caso forse ci vuole anche un po' più di, chiamiamola, bravura imprenditoriale, comunque stare attenti a confezionare in una certa maniera, eccetera, evitare comunque di perderci, perché spesse volte poi i ristoranti fanno determinate operazioni di questo tipo, ci perdono, poi dopo si pentiscono, però chi ne paga poi il cliente finale e poi il ristorante in conseguenza, perché magari nel corso di questa operazione si sono resi conto di aver sbagliato. Quindi nel nostro caso comunque noi cerchiamo di fare in modo che questi offrano, diano la possibilità di avere uno sconto alla carta, vuol dire mangio qualunque cosa, sono come tutti gli altri e pago di meno.
ovviamente questo porta anche la persona a inserire una recensione più o meno positiva in base a come si è trovato. E poi, essendo uno strumento che comunque ci dà tante possibilità, abbiamo deciso di non fermarci a questo. Quindi al ristorante diamo la possibilità di avere un'applicazione sua, proprietaria per iPhone e Android, che può promuovere verso i propri clienti, i quali poi prenoteranno tramite quella applicazione, quindi comunque gli offre questo servizio 24 ore su 24, quindi dice guarda, anche se sono chiuse, anche di notte tu mi puoi prenotare. Questi recensiranno, le recensioni finiranno all'interno del RestoPolicy su tutti i vari canali, saranno visibili e quindi ovviamente diventa uno strumento forte per i ristoranti di dire guarda, il mio cliente dice di me queste cose e voi lo potete vedere. Possono inserire un box di prenotazione all'interno del sito web e all'interno della pagina Facebook. Infatti prima sentivo Matteo che diceva che attraverso i commenti su Facebook, attraverso i post su Facebook, loro ricevono il 50% delle prenotazioni. Nel nostro caso, in quel caso immagino che tu comunque gli debba dire sì, c'è posto, non c'è posto, eccetera. Nel nostro caso comunque è tutto collegato all'interno del sistema, la persona prenota direttamente e il suo tavolo c'è. Quindi sì, comunque perdono, diciamo, alcuni passaggi e rende tutto molto più veloce. E dall'altra parte il ristorante in un unico posto vede tutte le recensioni, quindi quelle che arrivano da Facebook, dalla sua applicazione, da tutti i canali di RestoPolicy e poi anche quelle che arrivano telefonicamente le può inserire all'interno della stessa piattaforma. Ci tengo a precisare appunto che noi non abbiamo voluto inventare nulla di nuovo, ma semplicemente sfruttare quello che c'è per dare la possibilità al ristorante di funzionare esattamente come funzionava una volta. Certo, c'è quello più bravo e quello meno bravo. Se il ristorante medio fosse come lui, sarebbe tutta un'altra vita per tutti quanti, perché effettivamente delle volte i ristoranti fanno fatica a comunicare. Alcuni sono bravi a fare quella cosa, magari a far bene da mangiare, però poi dopo fanno fatica a farlo. Quindi sicuramente chi riesce a sfruttare meglio questi strumenti ottiene di più. Però dando la possibilità a far parlare di lui anche a chi poi al ristorante ci va, di fatto diventa anche questo un modo, anche per quello che non è in grado comunque di far sapere al mondo, tra virgolette, che cosa è in grado di fare. Io mi fermerei qui, poi ovviamente se ci sono domande. Grazie. Beh, se posso fare un piccolo commento, meno male che i ristoratori non sono bravissimi a comunicare, perché se no non credo che mestiere faremo. Se tutti fossero capaci anche di fare il nostro. Ma detto questo, si parlava di piattaforme, un'altra piattaforma, e qui è l'ultimo intervento del primo giro, è Plunge, e quindi chiediamo a Giorgio Bertolini di raccontarci che cos'è Plunge, come funziona. È una piattaforma ma un po' diversa da quella che abbiamo sentito adesso, perché promuove eventi pubblici e privati. Esatto, buonasera a tutti. Sì, Plunge è il social network del tempo libero e al momento mostriamo gli eventi migliori da fare a Milano e stiamo facendo dei test anche a Berlino e Giacarta. Su cosa poter fare questa sera, questo weekend, è un'esigenza che spesso abbiamo e appunto, come diceva anche Almir precedentemente, una volta si chiamavano gli amici, oggi spesso si guarda anche online, ma ugualmente online vogliamo ritrovare gli amici, perché le recensioni spesso di persone che non conosciamo ti chiedi, ma effettivamente questi 10 inglesi che sono andati a questo ristorante ne capiscono? E quindi poi va a finire che se uno può, chiama l'amico Matteo su Milano e gli chiede dove posso andare a mangiare. Questo perché diciamo molte delle relazioni tra le persone si basano su un'affinità. Quindi se io vado molto d'accordo con quella persona, probabilmente entrambi abbiamo certi canoni e certi principi e molto probabilmente ci piaceranno gli stessi posti. Quindi questo è uno dei meccanismi che porteremo all'interno di Plunge, la possibilità alle persone di crearsi delle proprie liste di eventi ai quali vogliono partecipare, cose che vogliono fare, e le altre persone potranno seguire queste cose, uno perché o sono amici o due perché credono di avere un'affinità con questa persona. Quindi bisogna
guidare l'utente a utilizzare internet come uno strumento, secondo noi. È un mero strumento che, al posto di spendere soldi chiamando, se non lo si incontra al bar, eccetera, lo riportiamo online e lì ci ritroviamo tutti. È uno spazio dove possiamo ritrovare le persone di cui ci fidiamo. Ritornando a Plunge, può essere uno strumento per il ristoratore per organizzare e promuovere degli eventi. Abbiamo notato ultimamente la necessità da parte di molti ristoratori di creare degli eventi durante alcune serate, alcuni giorni in cui magari non ci sono tutti i tavoli pieni, diciamo, e allora la necessità di creare un evento, quindi un'occasione speciale, unica, nel quale ritrovarsi è necessario. Ugualmente Plunge fornisce uno strumento che ottimizza il lavoro del ristoratore, quindi può creare il proprio evento, può iniziare a vendere online i propri tavoli, il menu e via discorrendo, quello che vuole, e può ha inoltre degli strumenti per analizzare da dove sono arrivati questi acquisti, capire se funziona meglio su social network o se la gente arriva e acquista direttamente da una ricerca online. E allo stesso tempo sfruttiamo lo stesso meccanismo come quello di Almir, di dare la possibilità al ristoratore di integrare un widget di acquisto sul proprio sito internet. Tornando invece a un discorso generale relativo all'utilizzo dei vari social network, mi rendo conto che spesso possa spaventare il fatto che ce ne siano così tanti, ma Matteo mi pare che abbia già capito, ed è un ristoratore molto attento, un imprenditore molto attento, che ogni social network in verità ha un focus ben preciso, quindi ognuno è un canale specifico per una determinata azione o interesse. Quindi arriviamo a Twitter è informazione, quindi avete una vostra ansia a portata di mano nel quale comunicare le informazioni. Poi avete Instagram ed è il mondo delle foto, quindi l'immagine. Poi avete Facebook, è il quotidiano, la filosofia, l'interagire con i clienti e i propri fans. E poi abbiamo Foursquare, che è più legato alla mobilità, quindi le persone in mobilità e al check-in. Quindi ogni strumento in verità ha un focus e bisogna interpretarlo e sfruttarlo al meglio. Questo è tutto. Grazie. Prima di passare al secondo giro, due informazioni di servizio. La prima è che la Juventus ha segnato 2 gol a Firenze, la seconda, e io tengo la Fiorentina, ma questo è di secondo livello. La seconda informazione è che adesso io faccio le seconde domande, ma se il pubblico ha delle curiosità, delle domande da fare, alza la mano. Allora, Roberta ha già anticipato la seconda domanda prima, entriamo nel merito, ci ha promesso che ci racconta come fare a rispondere quando dalla rete arrivano delle valutazioni negative, questo mi sembra assai interessante. Sì, ora lo vedremo poi magari con degli esempi specifici, però diciamo che innanzitutto la rete, essere nella rete per parecchio tempo è stato un po' come andare alla festa di Capodanno, no? Cioè a Capodanno si deve andare a ballare per forza, di vestir bene per forza, di divertir per forza, che per tanti è un problema, no? Quindi c'è stato un momento in cui tutti i clienti, no? Io lavoro nell'advertising, volevano avere sito web, volevano stare sui social media per forza, cioè senza avere un progetto preciso, un'idea precisa. L'idea qui è che i social media sono una grandissima opportunità e mi sembra che gli esempi che abbiamo sentito finora ce lo rivelino in modo straordinario, soprattutto per la ristorazione, che è quello di cui dobbiamo parlare oggi. Quindi non è una festa obbligatoria, è una grande opportunità di entrare come dire, in un grande party pieno di consumatori, quindi di fatturati, di profitti, di fidelizzazione, di business, di managerialità. È una grande opportunità di innovazione, va gestita, cioè come tutte le conversazioni, come tutte le relazioni, va gestita, quindi qui oltretutto la modalità di gestione è più difficile della relazione one to one, perché qui siamo one con milioni e ognuno di loro esprime la sua opinione, ha la possibilità e la capacità di farlo, quindi evidentemente vanno gestite in maniera positiva e bisogna cercare anche di gestire i cosiddetti detrattori, che mi sembra che sia comunque un problema di chiunque si affacci sul social, cioè
nel momento in cui ti esponi a gestire le cose positive e anche quelle negative, ovviamente. Non si può censurare il negativo sul social, perché così come in una conversazione, se io dico qualcosa che non ti piace, però non è che puoi far finta di non ascoltarmi o insultarmi, allo stesso modo immaginiamoci di doverlo fare con migliaia di persone. Quindi lo vedremo dopo, magari più specificamente, che la censura non funziona e che bisogna gestire, oppure non esserci. Questo è un po', diciamo, in maniera molto diciamo con l'accetta quello che come funziona. Abbiamo sentito diversi input decisamente interessanti di operatori che lavorano a servizio dei ristoratori. Guardiamo dal punto di vista del ristoratore, cioè il ristoratore medio, no? Quindi abbiamo parlato ieri di managerialità incompleta o in divenire, abbiamo parlato di fatturati medi molto bassi, abbiamo parlato di imprenditoria tradizionale. Quando si fa la domanda, dice: ma io cosa ci posso fare nei social media? Allora, innanzitutto si parla di una relazione, cioè di conversazioni, quindi vuol dire ascoltare e comunicare, no? Molto semplice. Cercare di dare motivi alla gente per fare passaparola, che sono poi, no, invitarli a dare una recensione, a dare questo regalo di informazione per altre persone, e soprattutto utilizzarlo per tutti quei driver, tutti quei fattori che influenzano i fatturati e il profitto, in particolare i fatturati. Anticipare eventi, promozioni, le novità nel menu, ci diceva appunto il ristoratore di Ferrara, che ci raccontava appunto che lui già lo fa. Richiedere opinioni sul servizio, cioè se stiamo conversando è normale che io ti chieda cosa ne pensi su quello che faccio, quindi, però poi devo essere comunque anche disposto a gestire l'opinione negativa, perché magari quel cliente il piatto gli è arrivato freddo, gestirla anche dal punto di vista proprio operativo, cioè poi devi prendere delle azioni correttive. Comunicare promozioni speciali, cioè cominciare a fare figli e figliastri, cioè avrò dei clienti diciamo più importanti e dei clienti mediamente importanti, sono tutti clienti, quindi ci mancherebbe, però magari ho dei clienti più fedeli, chi ritorna nel mio ristorante più di 3 volte l'anno probabilmente merita un'attenzione, una promozione, una cortesia, un piccolo regalo, gli auguri per il compleanno, qualcosa si merita in più di quelli che entrano una volta ogni 3 anni e poi non li vedo più, no? Cioè comunque quello è un mio amico, è un mio non è semplicemente un conoscente. Quello che fa Viral Beat, che ci raccontava la dottoressa Barina, è fare ricerche sui clienti. Quindi loro fanno ricerche sui clienti per i loro clienti, cioè nel senso che può essere un'azienda di produzione, può essere Campari nel caso dell'aperitivo, non so se era Campari, ma potrebbe essere una marca, potrebbero farlo anche sui ristoranti, i clienti di un ristorante, e il ristorante attraverso i dati che è in grado di leggere, perché la cosa bella dei social è che tantissimi dati si possono leggere, mentre sulla televisione si legge poco, cioè chi guarda il mio spot ne so qualcosa, ma non così approfonditamente come si può fare invece sul web. Posso sapere da dove è venuto, chi l'ha mandato, quanti anni ha, che cosa gli piace leggere, cioè comincio a sapere delle sue attitudini, di ciò che gli piace, posso sfruttare queste informazioni per farlo innamorare di me. No, prima di fare innamorare una persona dobbiamo conoscerla. Ecco, i social media ci danno la possibilità di farlo, quindi ascoltare, dialogare anche su innovazioni. I clienti possono essere co-creatori, possono essere i migliori aiutanti dei nostri chef, cioè possono dare idee innovative proprio perché gli piace parlare di cibo, tra l'altro, sul menù, sulle stagioni, possono dare, ecco, quello che succede è che però se apriamo questa porta della co-creazione dobbiamo essere poi volenterosi a cogliere alcune delle idee. Ecco, la Barilla aveva aperto sul social network l'idea di diteci quale merendina negli anni 80 rivolete, ed è nato questo fantastico fanpage di Aridateci il soldino, che era questa merendina col soldino di cioccolata, 300.000 fan, e poi non l'hanno fatto il soldino per 3 anni, e questi si sono arrabbiati tantissimo, perché se mi chiedi un'opinione, come con gli amici, mi chiedi un consiglio poi fai sempre di testa tua, no? Quindi ascoltami, ma poi devi essere, anche se mi chiedi un'opinione, ovviamente di conseguenza devi farmi vedere che apprezzi, ecco, quindi che poi ci sono delle conseguenze. Quindi questo è quello che può fare un ristoratore in nuce
no, sui vari network. Quello che di TripAdvisor abbiamo già parlato, e abbiamo parlato delle problematiche. Mi fermerei su alcune cose che del web o dei social network, che non sono poi propriamente social, ma ci tengo a nominare. Groupon, per esempio, no? Quindi sì, perché ne parlo? Perché i ristoratori ne parlano tantissimo, sembra una grandissima opportunità, è una grandissima opportunità di parlare promozionalmente a tantissimi utenti che sono però interessati alla promozione più che a scoprire un buon ristorante, perché su Groupon le recensioni vere non ci sono, spesso diciamo non ci sono nemmeno le fotografie, non so come dire, si cerca magari il pasto piuttosto che la cena per due a base di astice in un posto che non conosco, con lo sconto del 50%. Ecco, è uno strumento molto interessante come trial, cioè prova di nuove business. Diciamo che non può essere l'unico strumento con cui un ristorante costruisce la propria base di consumatori, perché poi bisogna fidelizzare i clienti e lo sconto spesso non è l'argomento principale, appunto, in un rapporto, più una relazione più amorosa o amichevole. Quindi Groupon sta funzionando molto bene per alcuni tipi di ristoranti che hanno alcuni obiettivi. Un occhio il ristoratore lo deve tenere sui veri obiettivi di lungo periodo, che sono quelli che poi creano la profittabilità nel lungo termine, e quindi portare magari i ragionamenti anche al di là dello sconto. Lo sconto è importante comunque. Facebook è sicuramente importante, l'abbiamo nominato diverse volte. Quello che mi interessa sottolineare di nuovo è che la ristorazione ha un DNA virale, quindi ha tutte le caratteristiche di happening, cose che si possono fotografare, situazioni sociali che si possono riportare. È un argomento interessante. Quando andiamo in un ristorante, e non è un caso che Foursquare funziona nei ristoranti, lo vogliamo dire ad altri che siamo andati lì: sono a mangiare il sushi con Mario. Racconta di noi molto di più che non raccontare l'ultimo libro che abbiamo letto, per tanti, quindi ha un potenziale virale fare vedere i piatti, fare vedere quello che stiamo mangiando. Non so se vi è mai capitato di fare una vacanza all'estero, avete postato sulla vostra pagina di Facebook quello che stavate mangiando? Il nasi goreng, per esempio, non so, no? Fai vedere un piatto esotico, perché è una notizia interessante, c'ha dell'interesse dentro, e quindi i consumatori non solo la postano ma la leggono. Ecco, immaginate di poter postare sulla pagina Facebook del vostro ristorante gruppi di persone che sono felici, o fare in modo che loro postino le loro foto nelle loro pagine. Insomma, la possibilità esiste, va sfruttata l'opportunità per rendere il nome del ristorante, ciò che accade nel ristorante, virale. Si può fare qualunque, ci raccontava appunto Matteo prima, che utilizzano tantissimo la pagina di Facebook. Questo ha uno strato, diciamo, importante, per il fatto che sul web le persone sono meno timide e più loquaci, quindi, come dire, anche gli esseri umani sono molto più portati a raccontarci di più su Facebook che non nella vita reale. Ecco, loro sono stati capaci di sfruttarlo, così come fanno tantissimi altri ristoratori. Ecco che arriviamo, diciamo, all'ultimo punto che volevo fare, che è quello che in particolare su Facebook i ristoratori possono essere in grado benissimo di gestire le problematiche delle negative, dei commenti negativi. Perché dico che ogni ristoratore lo può fare? Parliamoci chiaro, non c'è niente di peggio che affrontare un cliente insoddisfatto di persona, cioè che è nel ristorante e non è contento. Quindi, siccome ogni ristoratore l'avrà fatto decine di volte, sarà assolutamente in grado di farlo con gli stessi principi anche sui social media. Non è che perché è virtuale gli esseri umani funzionano in un altro modo sul virtuale, funzionano uguale. Quindi bisogna capire perché è insoddisfatto, identificare le motivazioni, cercare di correggere, cercare, anche se non ha ragione ma percepisce di avere ragione, il cliente ha sempre ragione. Quindi questo è il cliente sbagliato.
può darsi, può darsi, ma il discorso è che bisogna metabolizzare i commenti così come nella vita reale, quindi non è che uno si deve spaventare solo perché è social media, cioè è uguale, l'hai già fatto mille volte, quindi non censurare però, cioè mentre probabilmente si può buttare fuori qualcuno dal ristorante, non si può fare su social media, perché se lo banno, lo censuro, troverà altre valvole di sfogo, altre pagine, altri blog, dove noi non siamo amministratori, quindi dove non possiamo limitare i danni. Quindi è molto meglio affrontare le cose negative e saperle risolvere con cortesia, come si fa sempre. Il tempo corre veloce, proviamo un pochino a stringere allora. Adesso a Matteo io chiederei questo, da un lato se ci racconta un caso di crisi, diciamo di piccola crisi, se l'ha avuto e come l'ha gestito, questo mi sembrerebbe interessante. E l'altro elemento che mi sembra interessante capire è quanto costa, non in termini economici, ma in termini di impegno e di risorse umane, insomma di fatica umana, avere questa presenza in rete che tu ci hai raccontato. E allora, caso negativo, forse una volta su TripAdvisor è successo che, allora, sera infrasettimanale entrano in ristorante 8-9 ragazzi, ragazzi molto molto giovani, tra i 18 e i 20 anni, anche visibilmente ubriachi, siedono, mangiano molto poco in realtà. Poi siccome io avevo rifiutato di dare ulteriore alcol a questi ragazzi perché effettivamente la situazione stava un po' degenerando, questi si arrabbiano fortemente, mi distruggono due o tre cose che c'erano sul tavolo e se ne escono, pagando, però se ne escono. Il giorno dopo mi ricevo su TripAdvisor tre recensioni dallo stesso tavolo, tra l'altro è una cosa che non si può fare ma comunque ho accettato, parlando di come si mangia male, di come siamo sgarbati, di come non diamo quello che vuole la gente. La cosa divertente, io ho risposto, ho scritto anche a TripAdvisor per segnalare, ho risposto come recensione, alla recensione, la cosa divertente è stata il dibattito che poi si è creato sui social media da parte dei miei clienti. Cioè, guardate questi che scrivono, insomma, quello che si diceva prima, cioè il cliente affezionato quando vede che la situazione, che la critica non è positiva, risponde e crea un battage pubblicitario che è molto importante. E quindi forse questo, adesso a caldo mi viene in mente questo perché è stato molto sentito. Per quanto riguarda il tempo è poco perché io ho uno smartphone, io prima ho twittato che ero qua. Questa mattina ho twittato che stavo venendo qua, fra un po' twitterò che ho finito, cioè, però ci metto un secondo a farlo. E poi ormai i social network hanno capito, inizialmente non si erano molto capiti tra di loro, adesso hanno finalmente compreso che o riescono ad essere il più possibile integrati oppure non ce la fanno. Allora se io ho voglia di scrivere su Twitter, poi dopo posso automaticamente farlo anche su Facebook, su Foursquare e altrove. Quindi il tempo è brevissimo, in più ripeto, come dicevo prima, non lo faccio solo io, lo facciamo tutti in azienda, quindi ci spartiamo il compito e la cosa diventa molto semplice. Perfetto, ti ringrazio molto. A questo punto, visto che appunto il tempo sta diventando veramente poco, io chiederei agli altri interlocutori e al pubblico se hanno cose da aggiungere rispetto alle cose che sono state dette qui, se no passerei direttamente la parola a Cursano che fa questo. Ma magari ti vorrei aggiungere una cosa. Allora, io penso che l'esercente che si approccia al mondo dei social media deve approcciarsi con un'idea ben precisa di quella che è la propria immagine, della storia che vuole raccontare al consumatore, al cliente, che per invogliarlo a vivere un'esperienza verso il proprio esercizio. Non bisogna aver paura, perché spesso questa storia ce la raccontano gli stessi nostri clienti, quindi una volta che noi siamo online, una volta che noi siamo andati a indagare anche attraverso i metodi che vi ho fatto vedere, come si muove il consumatore online, cosa vuole, di cosa parla, anche a livello molto preciso, nel senso che possiamo addirittura
geolocalizzare i consumatori che sono nel nostro target, capire dove sono, capire cosa fanno, eccetera. Allora, se noi entriamo in quest'ottica di mutuo scambio con il consumatore attraverso social media, sarà spesso proprio attraverso la co-creazione di cui parlava Roberta che il nostro esercizio potrà apparire su social media, raccontare la propria storia su social media nel miglior modo possibile. Pensavo di non dire niente, però in effetti mi è venuto in mente un caso, perché prima si parlava di anche recensioni negative che vanno sfruttate. Noi abbiamo avuto un ristorante che era di nuova gestione, avevano appena riaperto, hanno deciso di fare anche una promozione molto aggressiva per far venire più persone, eccetera. Le prime recensioni erano pessime, cioè del tipo cambiate pizzaiolo, il titolo della recensione. E poi... e loro però l'hanno vissuta non in maniera costruttiva, probabilmente hanno cambiato anche pizzaiolo, però effettivamente l'hanno sfruttata per migliorare, poi il ristorante è andato avanti e funziona decisamente meglio, le recensioni poi sono migliorate, quindi è un'opportunità delle volte, non per il pizzaiolo. Per il pizzaiolo, ma forse deve cambiare mestiere comunque. Io l'ho fatto il pizzaiolo. Grazie. A questo punto lascio la parola per molto volentieri per delle difficilissime conclusioni di questo dibattito interessante, spero, a Corsano, che è il vicepresidente di Cambio. Grazie. Beh, io penso che la crisi stia creando delle grosse consapevolezze, ossia non si può più sbagliare. Il consumatore chiaramente tende a circoscrivere in tutti i modi i rischi di una scelta sbagliata, e quindi il web è un grande strumento per avere tutte quelle informazioni per poter meglio finalizzare una scelta consapevole, perché la crisi ha colpito la capacità di spesa, la crisi ha profondamente cambiato gli stili di vita, e quindi il web diventa un ambito fondamentale, strategico, intorno al quale siamo chiamati a confrontarci e soprattutto siamo chiamati a rispondere ai nuovi bisogni, alle nuove aspettative che i clienti in qualche modo richiedono. È chiaro che fino adesso abbiamo un po' sviluppato gli aspetti positivi, che ce ne sono, e devo dire che le informazioni sono fondamentali per poi concorrere alla scelta del cliente, perché o si sta a guardare o si sta a mangiare, e voglio dire, se non si sta a tavola è chiaro che poi non si concorre ad essere scelti, quindi se non stai nel web sei fuori, punto. Quindi in un modo o nell'altro questa è una delle situazioni che i nostri colleghi, che ancora oggi ben più di 2/3 sono fuori dal sistema, dovranno adattarsi, se no verranno superati, così come sta succedendo. Quindi il futuro è chiaro che ci sono dei rischi, cose che io in qualche modo volevo anche raccontare la mia esperienza. Io vengo dalla Toscana e in particolar modo da Firenze, con le difficoltà che sta perdendo, quindi immagino lo stato d'animo. E io ho avuto una grande, grande, forte contrapposizione con TripAdvisor, ma forte nel senso che siamo arrivati a situazioni legali di scontro e di confronto, perché una destinazione come la Toscana, di cui ci sono 20 milioni di turisti tracciati e altrettanti non tracciati, quindi 40 milioni, mi comprendete bene cosa vuol dire la reputation line, la quale chiaramente sposta gli ambiti delle scelte delle varie location in funzione della reputation. E ciò che io ho avvertito, ho verificato, ho documentato, e non a caso siamo usciti non solo in Europa ma in America, proprio il mercato delle recensioni, proprio perché la pubblicità, cioè la recensione diventava pubblicità chiaramente ingannevole, i pacchetti di recensioni positive venivano acquistate e realizzate da studenti poverini che con 500 euro al mese dovevano fare 200-300 recensioni. E quindi studenti che in questa direzione, ormai diventato un mercato, facevano copia e incolla, e quindi si parlava di ambientazioni che non esistevano, di cammini che non ci sono, di piatti non presenti, quindi eravamo arrivati all'assurdità, oltre a fornitori
che cominciavano a proporre le loro merci in un modo molto spudorato, mentre prima tre cartoni il 6 di omaggio, tre cartoni, cinque recensioni positive. Quindi il mercato delle recensioni in una destinazione con una valenza così forte turistica, che ha creato chiaramente una ribellione profonda, anche perché, ripeto, il tessuto imprenditoriale dei toscani è molto sanguigno, forte, e quindi abbiamo fatto una battaglia che, devo dire, siamo stati noi poi a fare la reputation a TripAdvisor, all'interno della quale, chiaramente, avendo un profilo Facebook, abbiamo fatto in modo che tutti coloro i quali avevano queste assurdità, cioè queste derive assurde, paradossali, ci hanno portato proprio ad avere uno scontro tale che abbiamo avuto più momenti di incontro con i vertici europei, e devo dire, dopo una guerra tutto piano, insomma, siamo arrivati comunque quest'anno a individuare una soluzione, perché il fenomeno c'era, è intervenuto anche come posso dire la guardia, quella come si chiama, del web, della frode postale. Quindi praticamente abbiamo in qualche modo smascherato questa deriva, che andava fuori di quei criteri che invece stiamo parlando, come espressione di democrazia di web, che andava a entrare proprio sul fatto che anche molti concorrenti, molti colleghi, tanto per essere, che poi quando ci si apre alla democrazia vera ci si accorge che molti di questi pacchetti commissionati era per screditare o per accreditare l'uno o un altro, erano proprio concorrenti che probabilmente non riuscivano a misurarsi con la loro capacità di emozionare, di voglio dire, valorizzare la propria offerta, ma tendevano in qualche modo a discreditare e quindi a appropriarsi nelle prime posizioni per poter riempire. Quindi tutto questo, ripeto, ha portato poi a delle mediazioni in cui in Toscana c'è un modello, che è la prima volta che lo dico, che è condiviso con TripAdvisor, in cui noi come ristoratori, come federazione regionale, essendo radicati sul territorio, stiamo diventando di fatto un'interfaccia nelle varie province, nelle strutture, con i vertici della struttura delle recensioni, affinché si possa verificare la veridicità, perché le recensioni, siano esse positive o negative, sono un patrimonio per un ristorante, perché ti aiutano a crescere. Ci sono attività come la mia, che opera anche sul mercato più vasto, che capire cosa pensa di me il cliente, cioè io pago, io commissiono normalmente per verificare la satisfaction del cliente. Quindi figuriamoci se questo continua ad essere genuino, concreto, se il vero cliente che è venuto nel ristorante, come fa da Restopolis, mi dice cosa ne pensa del servizio, dell'accoglienza, se ho emozionato l'ambientazione. Cioè, è fondamentale. Il problema cosa sta diventando, soprattutto nelle destinazioni turistiche? Che il mercato delle recensioni rischiava di falsare profondamente un ambito strategico, fondamentale, innovativo, che riesce in qualche modo a raccontare anche attraverso il web le emozioni che molto spesso si riescono a trasmettere solo sul luogo. Quindi è chiaro che la paura che molto spesso fuoriesce, ed è importante questo, perché chi si è sentito più penalizzato normalmente da questo mercato nella via Firenze e nella Toscana? Aziende storiche che hanno la loro storia di generazioni, che non sono scese a patti e a condizioni nell'entrare nel meccanismo web, e che lo hanno subito. Ecco perché io ritengo che occasioni come queste, ma anche il ruolo delle nostre associazioni, è quello di far avvicinare i colleghi ristoratori allo strumento, insegnarli, perché uno degli accordi fatti con TripAdvisor, per fare un esempio, è quello soprattutto di mettere nelle condizioni i nostri colleghi di utilizzare, di usare per ottimizzare, per raccontare, per emozionare ciò che riesce a ben fare nella sua cucina, nei suoi pochi o tanti clienti, ma non riesce a trasferirlo nel web. E quindi la grande sfida anche nostra, per la quale ci siamo impegnati ed esposti, è quello proprio di creare le condizioni affinché il ristoratore di oggi, del domani, sia in grado, come posso dire, di rispondere ai bisogni e alle aspettative che il mercato e il nuovo consumatore ci chiede. È chiaro che non bisogna sottovalutare i rischi,
è chiaro che l'anonimato è sempre un paravento intorno al quale gli usi distorti sino ad oggi sono stati in qualche modo utilizzati, ma vedo anche da Google, ma dallo stesso Facebook, che la tracciabilità del soggetto o comunque la disponibilità diventa sempre un obiettivo che sempre di più si sta raggiungendo, perché di fatto bisogna fare in modo che il ristoratore si assumi le proprie responsabilità rispetto al proprio servizio, la propria offerta, la propria cucina, ma bisogna anche responsabilizzare l'utente consumatore che, come diceva il mio caro amico e collega prima, cioè oggi la condivisione anche di un giudizio che fino a che è negativo ma vero, ma concreto, ma fino a che è raccontato nel modo giusto o meno, è giusto affrontarlo, ma non dimentichiamo mai che menzogne, situazioni non vere, condivise, lanciate sul web, creano la morte di una storia, di un'impresa, ed essendo che il ristorante, il piatto è l'espressione della cultura e la storia di un luogo, quello che io racconto sempre a chi muove questi ambiti, che è una cosa seria verificare che ciò che viene detto e viene fatto bisogna che garantisca il cliente consumatore, ma anche il ristoratore, perché la sua storia e la sua vita, quando si crea un'infamia, quando si mette un dubbio forte sull'aspetto salutistico, sull'aspetto, voglio dire, merceologico del prodotto, essendo che si parla di cibo, quindi di energia vitale per noi, quando si pone un rischio del genere, e comunque al di là delle valutazioni dietro, davanti o meno, ma permane sul web, è un problema serio. Ecco perché il grande scontro, confronto anche con TripAdvisor, è proprio quello, attraverso chi è radicato come associazioni come la nostra, la FIPE, sul territorio, possa svolgere questa funzione di garanzia affinché l'infamia accertata, affinché l'uso distorto, affinché, come abbiamo visto, centinaia di locali appena nati che hanno 200 recensioni a 5 palle e magari i ristoranti storici hanno 100 recensioni, 95 in un modo, cioè sono cose chiare che dietro lì c'è mercato. E allora, nella misura in cui chi come noi è radicato sul territorio deve premiare chi opera bene e correttamente sul mercato, se no a rischio il nostro patrimonio gastronomico nazionale, perché se si premiano i birboni e non si premia chi dedica la vita, l'amore, la passione a quel piatto, a quella presentazione, a testarlo, a viverlo e poi metterlo come patrimonio comune di una comunità, è chiaro che in questa direzione penso e spero che ci sia, come posso dire, questa condivisione, e devo anche dire in conclusione che risposte come questo vanno nella direzione, nel senso, io metto nelle condizioni il cliente, prima di tutto, che ha fruito di un servizio, di un'emozione, di una proposta, di potersi esprimere, perché la prima cosa che dobbiamo garantire, che oggi non è stata garantita, ecco la deviazione del mercato, dare il diritto a chi ce l'ha. E il diritto di esprimersi non può essere contro il diritto di difendersi. Ecco la questione della democrazia del web, sulla quale ha deviato poi sulle recensioni sui libri, su citazioni inesistenti, sulla politica, perché la libertà poi finisce quando si preclude quella degli altri. Ecco perché io dico, la crescita e iniziative di questo tipo e la conoscenza che i nostri colleghi devono sapere delle opportunità e dei rischi è il modo per reagire in un mercato che comunque crescerà, che comunque creerà sempre valore economico maggiore e sulla quale tutti siamo comunque tenuti a confrontarci. Grazie. Grazie a tutti.